15 gennaio 2020, il giorno in cui cambia tutto. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo a Vita. Come avete visto dal titolo, sto aspettando un ospite speciale che magari alcuni di voi già sanno chi è. Non so se avete visto dagli ultimi video, magari sapete la mano di chi è nell'editing. Comunque oggi vi faccio vedere l'ospite speciale. Io stamattina ho fatto 2 ore e mezza di lavoro al bar, voglio fare pranzo, ho fame. Diciamo che ogni giornata inizia così. Se volete vedere più nel dettaglio le mie giornate, vi consiglio di seguirmi su Instagram. Inoltre, se siete nuovi qua, iscrivetevi al canale e potete anche fare le campanelline. Non ve l'ho mai detto, ma a quanto pare è una cosa che aiuta molto il canale con la visibilità. Quindi se potete, ci mettete 2 secondi, vi ringrazio di cuore. Basta che iscrivete, lasciate un like e cliccate la campanellina accanto al bottone iscrivetevi. Detto questo, continuiamo con la giornata. Ragazzi, allora adesso finalmente andiamo a mangiare, che c'ho una fame assurda. La cosa bella è che abbiamo trovato questo posto che si chiama Gonzales & Co, che è proprio a 200 metri sotto casa, che fa il burrito. E come sapete, io seguo la dieta flessibile, un burrito è abbastanza perfetto perché c'ha proteine, perché io prendo il pollo e farò addirittura doppio pollo, così c'ho il doppio di proteine. E poi ci sta il riso, la tortiglia, che sono i carboidrati, e poi ci stanno anche i fagioli, un po' di insalata, del formaggio, quindi non è così male. E per stimare, a volte ci sono le calorie già scritte, altre volte, se no, faccio semplicemente una stima degli ingredienti e vi aggiungo qualsiasi conta calorie, che può essere Yazio, Fat Secret, uso Mind & Diary. E niente, non parlo più, c'ho fame, let's get it, un double chicken burrito. Ho preso un burrito doppio pollo, l'ho preso anche un po' di tempo fa, era buonissimo, speriamo che è buono. Mazza che bomba. Allora ragazzi, questo è il pasto pre-workout, ho fatto doppio pollo, pesa un casino, pesa tipo mezzo chilo, quindi chiaramente non lo posso fare mezz'ora prima, lo faccio 1 ora e mezza prima, così digerisco. Diciamo, la regola che vi consiglio di usare è: provate a consumare i vostri pasti in una finestra di 5 ore intorno al vostro allenamento. Quindi metti che il vostro allenamento ci mettete 2 ore, potete fare il pasto pre-workout e il pasto post-workout entro 1 ora e mezza prima e 1 ora e mezza dopo, quelle che sono 5 ore totali. Comunque sì, ci ho messo come fonte di grasso solamente il formaggio, niente avocado, doppio pollo, insalata, pico de gallo, è una bomba. Vi consiglio il burrito. Chi vi dice che il burrito no, non puoi nella dieta, non è vero, è ottimo. Adesso in palestra, alla fine ho mangiato mezzo di quel burrito e poi l'altra metà l'ho lasciata. In palestra oggi è la giornata push, comunque in realtà non è più push, faccio petto, schiena e bicipiti in una seduta. Se volete vedere un video completo in cui vi spiego tutta la struttura del mio nuovo programma di allenamento, fatemelo sapere. Vi dico solo che oggi, facendo petto, bicipiti e schiena, viene un pump mostruoso e quindi penso che faremo un bel edit con questa nuova palestra. È la seconda seduta di questo tipo della settimana, ne faccio 3, quindi ho aumentato la frequenza, che se avete acquistato la guida scientifica sapete che per ogni mesociclo si possono cambiare alcune variabili. Nel mio caso ho deciso di aumentare, di specializzarmi, quindi frequenza di 3 volte a settimana per petto, schiena e bicipiti. Ovviamente dobbiamo ondulare, quindi non possiamo fare sempre la stessa cosa perché andiamo poi a rischiare di infortunarci, quindi preferisco cambiare un pochino gli esercizi, cambiare l'intensità. E oggi non ve lo spiego, ma se volete un video completo fatemelo sapere. Che dire, vi dico solo 3, 2, 1 e andiamo in palestra. Ragazzi, allora abbiamo appena finito l'allenamento, forse alcuni di voi hanno notato la mano nell'edit, forse no. Niente, è andato bene, sono abbastanza lunghi gli allenamenti che sto facendo adesso, però sto praticamente testando un sacco di nuove variabili, come ho detto prima,
perché appunto quando esce la ricerca scientifica io provo a fare degli esperimenti su di me prima di poi ricordarli a voi. Quindi una cosa molto importante, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciateci il like e iscrivetevi e fate la campanellina on. So che quando me lo dicono a me gli altri youtuber io sono tipo ma sti cavoli, però in realtà fa una differenza, sono 2 secondi che ci mettete, quindi se potete subscribe, campanellina, e vedrete che nei prossimi video voglio fare alcuni esperimenti su base scientifica ma anche cambiare un attimino il contenuto, quindi magari non dico fare più challenge ma fare delle cose un po' più interattive, un po' più divertenti e informative. Detto questo, noi facciamo volare il drone e ci vediamo a casa. Penso che se siete arrivati fin qui e avete cliccato su questo video volete sapere chi è lo special guest. Non so se avete notato oggi l'editing abbastanza, direi, fatto bene. E posso introdurre lo special guest? Chi è lo special guest? Uè! Oh! Un po' tutti i dislikes. Sì. Cazzo, ho ritornato Sammy. No, ho detto cazzo. No, devi stare sotto così perché sennò stai sotto. Non si vede niente. Cioè, sì, dobbiamo mettere il frame. Hi guys, da un bel po' che non si beccamo. Ah, c'ho pure... Che hai fatto? Mi sono strappato i pantaloni, quindi... Vedete. Ragazzi, questo era... Volevo solamente appunto dirvi, l'ospite speciale, chiaramente abbiamo un pochino clickbaitato. Si fa YouTube. Sono tanto speciale. Non è tanto speciale. Quello che è successo, probabilmente siamo andati in America e come avete visto voi abbiamo fatto tutti i video fatti bene. Poi abbiamo avuto un diciamo periodo in cui non siamo stati nella stessa città, quindi non abbiamo fatto tutti questi video. E poi io, vedendo che molti di voi me l'avete chiesto su Instagram, ho detto vabbè, chiedo a Sammy di venire di nuovo qua e vogliamo fare esattamente la stessa cosa, anche meglio di quanto abbiamo fatto in America, qua a Barcellona. Ok, iniziamo subito da questo video, già dal video scorso e per il prossimo video. Quindi vi chiedo, se volete appunto continuare a supportarci, iscrivetevi, lasciateci un like, campanellina, qualsiasi argomento, ce lo fate sapere nei commenti. Assolutamente. E dai, detto questo, noi andiamo a fare una bella scena. Let's go. Ci siamo finalmente, stiamo andando al Arsushi. Arsushi. E abbiamo praticamente trovato questo posto che si chiama Un Boccato, che sarebbe un boccone. Sapete come tipo i sushi all you can eat di solito non è che la qualità non sia granché. Abbiamo trovato questo posto a Barcellona che invece è stupendo, l'ha provato Gabri. E quindi stiamo andando con Gabri a farci un all you can eat di sushi. Oh, yeah. Anche se andiamo all you can eat, io di solito prendo sempre robe cialdissime, quindi tipo riso. Sì, è vero, è vero. Veramente non vado per niente di pasticciato, così minimizzo le calorie, massimizzo carbo e proteine. Aggi, ma sti occhiali? Oh, se mi seguite su Instagram sapete. Sapete? Farti vedere. A me piacciono onestamente. Roba. Un po' particolari. Dai, se becchiamo al sushi. Becchiamo. Il Gabbo, oh, ormai sei presente nei nostri video. Barcellona, sono felicissimo. Dai. Comunque Barcellona, questo posto, Giulione, una volta sono andati insieme, una bomba. È impazzito anche lui, è buonissimo. Sì. È l'unico sushi davvero buono di qualità a Barcellona. Se hai a Barcellona dovete venire. Assolutamente, d'accordo. Si chiama Un Boccato. Dai. Dato che qua comunque siamo fit, proviamo a mantenere abbastanza fit, abbiamo messo dei gamberi, che sembrano buonissimi, e poi io e Gabby abbiamo preso un sacco di questi nigiri al salmone, e questo è il salmone dei cassini, yeah. E poi altri manchi e cose varie, chiaramente i ravioli per i semi che gli servono le calorie. Yeah. E niente, You're burning like I do under my tattoos. It's a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know? It's a remedy, remedy. GG. Ragazzi,
ragazzi, allora adesso puoi parlare dietro la sì, sera. Posso parlare? Apri, vieni, senza problemi. Abbiamo finito il mega sushi e siamo tutti belli pieni, ma nemmeno troppo esagerato. No, è vero, di solito mangiamo di più, vero? Anzi, sono state delle volte che mangiamo troppo. Sì, perché cioè, ci siamo un po' ci siamo un po' battenuti stasera. Quello che diciamo sempre è che comunque con la dieta flessibile non c'è bisogno di strafare ogni volta, perché ogni giorno comunque mangi alla fine, cioè ovviamente dipende poi il livello, arrivi dopo in stessa, però fondamentalmente. E non t'ho sentito calorica, perché è passato un camion. No, dicevo, normo calorica, comunque io sono anche alto, quindi fondamentalmente sì, avendo carboidrati medio alti, comunque grassi medio alti è più semplice. C'è anche Giulio comunque un po' meno, però comunque sì. Meno ce la godiamo, ecco, diciamo così. Certo. E niente ragazzi, quindi oggi vi abbiamo fatto vedere il abbiamo vinto la tua ospite sorpresa. Cosa? Non t'ho sentito, è passare il motorino. Abbiamo intitolato ospite sorpresa che era Sammy, che già conoscevate. Beh, ci mancherebbe, cazzo. E quindi niente raga, se vi è piaciuto questo video vi chiedo di lasciarci un like. Sì, la campanella raga, così prendete tutte le notifiche ai nuovi video. Sapete come iscrivervi? Cioè, sapete il bottone rosso sotto, iscritto, sì, iscriviti? Sì, quello sotto. Quello là. Iscrivetevi. Lo dice il buon Gabbo. Andate anche a vedere Gabbo sul suo Instagram. Yeah. Anche Facebook, che ho creato una nuova pagina. Andate a vedere pure me. Con due N. Non seguite Gabbo perché, ragazzi, lui è un po' piccolo. Sì. Quindi andate a... cioè, quindi... Lui non è sempre piccolo, tanto. No, sai, è il più grosso di tutti, a parte gli scherzi. Però io sono nato, lui si dopa, quindi vabbè, ecco. Sì. Dico, ragazzi, fate nei commenti se volete vedere altri video e sì, quali sono gli argomenti, magari Gabby altri video pure con Gabbo, no? Certo Gabbo, lo vedete un po' perché abbiamo in testa, in piano, faremo delle di video, sì, delle sorpresine che secondo me saranno sorpresine. Yes. Detto questo, vedremo, basta parlato troppo, sì, andiamo a casa. Ciao ragazzi, grazie, ciao, di cuore, bella. Come vogliamo fare? Io cosa faccio? Sì, deve essere dico più, tipo, sì, like, oh, chi è questo? Noi. Sì, yeah, tanto a me non mi si vede comunque, quindi, yeah, sta a te. Good. Yeah. Hopefully. Let's check it out.